Buongiorno parfumaniache, buongiorno parfumaniaci, come state? Spero bene. C'è un tempo davvero pienamente estivo, a me piace il caldo, anche se in alcuni momenti 38 gradi così sembrano un po' troppi. Vorrei vivere ai Caraibi, forse per me. Io amo proprio la stagione estiva, la stagione tardo primavera, insomma. Sono fatte proprio per me, mi fanno star bene. Che cosa vediamo oggi? Vediamo sicuramente qualcosa legato all'estate. Vi dico tra poco di che cosa si tratta. Io sono Raffaella e questo, come al solito, è Parfumaniac. Oggi vorrei vedere con voi delle fragranze che fanno un po' parte del range medium cost, quindi dei profumi che sono di fascia media o medio bassa in alcuni casi e che sono decisamente perfetti per l'estate, ma non così ovvi. Inizierei subitissimo con la prima fragranza che ha una bottiglia davvero incredibile. Ve la faccio vedere ed è Fantasia Mermaid o Fantasia Mermaid di Anna Sui. È una delle fragranze più recenti di Anna Sui e appunto riporta una linea che presenta, se non erro, tre flanker diversi, e vorrei avere anche occasione di provare gli altri. Questo è azzurro con la sirenetta appunto così a sovrastare l'erogatore, ma in realtà il nome è un po' fuorviante perché uno naturalmente pensa Fantasia Mermaid con la sirenetta sarà una fragranza prettamente marina, ozonica. No, è un po' fuorviante proprio perché le note che rientrano in questo cocktail estivo sono decisamente lontane dal mondo marino. Non so perché l'abbiano chiamata così, ma va bene, ce ne faremo una ragione. Innanzitutto questa è una fragranza del 2019 del gruppo dei floreali fruttati Gourmand, manco a dirlo. E il naso di questa fragranza è Christian Provenzano. Abbiamo in testa un'apertura speziata ed agrumata che è data dal cardamomo, dall'arancia rossa, dal mandarino, a scendere il lici, il gelsomino, la peonia. Sul fondo troviamo il miele, la vaniglia e del legno bianco. Quello che alla fine abbiamo da questo appunto jus è una profumazione agrumatissima, agrumata, ma non un agrumato freddo, un agrumato troppo sgrassante e pungente, ma un agrumato pieno, un agrumato succoso che in qualche modo si fa forza con l'appoggio di miele e vaniglia. Il miele qui è un miele non preso a piene mani, è un miele presente ma non stucchevole, quindi non diventa troppo protagonista, ma se la gioca insieme agli agrumi e insieme alla presenza del lici, naturalmente, che dà questo tono fruttato ma non troppo rotondo, troppo carico. Questa fragranza appunto ha un che anche una nota floreale, ma una nota floreale delicatissima che sicuramente non darà noia a chi appunto come me non ama troppo la parte floreale. È sicuramente un tripudio di frutta e soprattutto di agrumi
così conditi da questo miele, che però resta sempre molto molto lieve. Questo è Fantasia Mermaid di Anna Sui. Passiamo ad un'altra fragranza che sapete io amo come design e come appunto piramide olfattiva, come così essenza. E entriamo in casa di Nina Ricci e lo facciamo con le mostre, in questo caso Luna. Questa è una fragranza, sapete che io ne ho anche un'altra un po' più calda. Questa è una fragranza molto molto invece estiva, nonostante il pompon che poco si adatta alla stagione estiva, ma me la spruzzo sulla mano. Questa è una fragranza da piena estate che rimanda subito il pensiero a qualcosa di tropicale, di esotico, di divertente, di giocoso, ed è tipica, insomma, diciamo che va a ricalcare il DNA tipico di Nina Ricci. Questa è una fragranza del 2018, sempre del gruppo del Floreale Fruttati Gourmand da Donna, e fa parte appunto di una linea studiata apposta da, come vi dissi qualche tempo fa, da alcuni artisti designer brasiliani per appunto Nina Ricci. Qui abbiamo una fragranza che è stata studiata da Christophe Renaud e Marix Alamagne. Diciamo che le collaborazioni con Nina Ricci tendenzialmente sono sempre di grandi nasi. In apertura abbiamo l'ananas e lime, nel cuore troviamo delle note floreali e a scendere il caramello. Queste le note dichiarate. E assolutamente questo. Immaginatevi un bicchiere con un frullato di ananas e lime e a così ingolosire il tutto una cucchiaiata di caramello che però rimane sullo sfondo, non diventa più importante della frutta, non diventa più importante della parte agrumata, né tantomeno della parte così fruttata acquosa dell'ananas, ma serve semplicemente a regalare quella parte un po' più gourmand, un po' più golosa alla fragranza. La fragranza comunque è dolce ma rimane molto fresca. Piacevolissimo per l'estate, questo è Le Monstre Luna di Nina Ricci. Passiamo ad un'altra fragranza che voi conoscete molto molto bene, è già da parecchio tempo che ve ne parlo, ed è una fragranza di Pepe Jeans. Si dovrebbe tenere così, come un cocktail, e questo è Pepe Jeans For Her, una fragranza che molti di voi so che utilizzano nella stagione un po' più freddina. Invece a me questa appunto chicca piace utilizzarla in estate, anche nelle sere d'estate, e è una fragranza che io trovo deliziosa e a prezzi davvero interessanti. Innanzitutto è una fragranza del gruppo Ambrato Vanigliato da Donna del 2018. Il naso è Cristella Prade e abbiamo una piramide che si sviluppa in questo modo. In testa marshmallow, mandorla e tangerino, a scendere vodka, vaniglia, latte di mandorla, sul fondo troviamo l'ambra e il muschio. Abbiamo appunto questa una profumazione ambrata, golosa, dove la mandorla si mischia a questo marshmallow e a questo agrume su un fondo vanigliato. Quello che ne viene fuori è un equilibrio
secondo me non troppo dolce, non troppo mandorlato. La vodka, scusate, ma non ne riesco a capire il senso, ma forse vuole essere un elemento che pone l'accento sull'identità di questa fragranza, perché è in un bicchiere da cocktail, ricorda forse un pochino un Cosmopolitan, quindi magari è stata utilizzata a quel fine. Io trovo che sia un tripudio bello rotondo, bello goloso, appunto ambrato sì, ma non un ambrato troppo caldo, che io trovo perfetto per questo periodo. Bellissima fragranza, a prezzi meravigliosi. Questa è Pepe Jeans London Porter. Passiamo ad un'altra fragranza totalmente diversa, perché qua entriamo in un mondo molto più fresco, più acquatico, più classico se vogliamo. E qui abbiamo un classicone, appunto, della profumeria internazionale, è Le Parc Kenzo di Kenzo, appunto, da donna. Questa è una fragranza che io acquisto da credo 20-25 anni. È una fragranza per me irrinunciabile, che fa subito estate, elegante, perfetta, perfettamente in equilibrio, perfettamente disegnata, perfettamente pensata. È una fragranza estiva che non vi metterà mai in difficoltà, ma anzi, secondo me, riuscirà a darvi beneficio e refrigerio nelle giornate più torride. Questa è una fragranza del 1996 e abbiamo un floreale acquatico da donna. Il naso è quello del super fantastico Olivier Cresp e abbiamo menta, lilla, verde, mandarino, pepe rosa e canna di bambù, ascendere, ninfea, pepe, pesca bianca, violetta, amaryllis rosa. Sul fondo troviamo legno di cedro, muschio bianco e vaniglia. Ora, quello che ne viene fuori è un acquatico floreale che, come vi dice la piramide stessa, non incontra il fiore bianco. Eureka! Non ha fiore bianco, ma ha dei fiori teneri, dei fiori appunto acquatici, dei fiori delicati che servono proprio a dare un'idea di morbidezza, di delicatezza, come proprio come Kenzo riesce a fare di solito nelle sue fragranze. Abbiamo una parte sicuramente più rinfrescante e più pungente, che è data da questa menta, da questo pepe rosa, e una parte fruttata che però non conquista mai la scena, ma rimane lì. Quindi sì, frutto, ma senza esagerare. È una fragranza davvero bellissima, tra l'altro anche una discreta persistenza. Lo trovo un evergreen, questo è Le Parc Kenzo, appunto di Kenzo, madonna. Entriamo invece in un'altra casa, un'altra maison francese, lo facciamo attraverso una delle creazioni che secondo me appunto di questa maison sono veramente particolarmente indicate per l'estate, lo facciamo appunto con Mini Jupe di Courage, che è questa così bottiglia molto da un design fortemente secondo me anni 60. Infatti si rifà alla minigonna. Una fragranza che io vi suggerisco di andare a provare perché è assolutamente un outsider, non se la fila di pazza nessuno
invece è davvero davvero ben fatto. Qui abbiamo una fragranza del 2018, sempre del gruppo dei floreali fruttati Gourmand, e me la spruzzerò dove ho ancora la possibilità di farlo, praticamente da nessuna parte. Urla estate al quadrato, e abbiamo un profumo che sicuramente non è banale per nulla. Ha un approccio giovane, un approccio divertente, un approccio scanzonato, ma non eccessivamente teen. È quello scanzonato, quel divertente che però un pochino di impegno lo richiede, senza diventare però chissà quale tipo di profumazione. Qui abbiamo una fragranza appunto che si sviluppa con in testa il cocomero, il mandarino e il pompelmo. A scendere il gelsomino e il fiore d'arancio. Sul fondo troviamo la violetta, la vaniglia, il muschio, l'amberwood e il sandalo. Queste note di fondo danno veramente una connotazione diversa alla testa di questo profumo, cioè quello che è un profumo che diversamente si perderebbe nelle note acquatiche fruttate dell'anguria, del mandarino, del pompelmo, così ingentilite dalla presenza del gelsomino, del fiore d'arancio, in realtà appunto acquisisce maggiore carattere, è una parte appunto muschiata, grazie proprio alle note di fondo, quindi alla vaniglia, alla violetta, al muschio, all'amberwood e al legno di sandalo. Quindi ne viene fuori un estivo fruttato per niente ovvio e per niente banale. La parte gourmand c'è, sì, ma non è quel gourmand da pasticceria, è più un gourmand da così, da macedonia di frutta, da sorbetto di frutta appunto, non da pasticceria. Lo trovo una fragranza davvero molto molto carina. Questo è Mini Jupe di Courage. Queste sono alcune delle fragranze che io ho scelto così di suggerirvi nella fascia media. Naturalmente rimaniamo sempre in un ambito molto facile da così abbordare. Fatemi sapere se avete anche voi qualcuna di queste fragranze, secondo me sì. Mettete un bel like al video, iscrivetevi al canale, azionate la campanella e ci vediamo prestissimo con tante altre fragranze, tutte estive e così, che ci fanno magari girare la testa. Ciao, un bacio!